Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Nel corso degli anni siamo stati abituati, soprattutto negli anni indietro, che dopo aver completato la saga, J.K. Rowling continuasse ad aggiungere dettagli a quest'ultima, o a rispondere ad alcune domande riguardo Harry Potter e non solo. Quindi ecco oggi una selezione di 20 domande a cui l'autrice ha risposto anni fa dopo la pubblicazione dei libri. Faccio una piccola premessa, sono domande fatte qualche anno fa, come ho detto prima, quindi molti le conosceranno, ma le trovo comunque interessanti, tanto che su alcune potrei fare approfondimenti in futuro. Cominciamo con la prima domanda. Cosa è successo al trio dopo la caduta di Voldemort? Li abbiamo ritrovati 19 anni dopo, nell'epilogo del film, ma cosa hanno fatto esattamente Harry, Ron e Hermione nella loro vita? Beh, come ha rivelato la Rowling nel 2007, Hermione ha iniziato la sua carriera dopo Hogwarts al Dipartimento per la Regolamentazione e il Controllo delle Creature Magiche, dove è stata determinante per migliorare notevolmente la vita degli elfi domestici e dei loro simili. Si è poi trasferita al Dipartimento per l'Applicazione della Legge Magica, dove è stata una voce progressista che ha assicurato l'eliminazione delle leggi oppressive e pro puro sangue. Nel frattempo Harry e Ron seguirono strade diverse. Harry divenne un Auror, mentre Ron si mise in affari con suo fratello George, gestendo il negozio di Trivispi Weasley, che fu un grande successo. Visto che la vediamo nel finale della storia, aggiungo anche Ginny, che ebbe una splendida carriera nel Quidditch, giocando per le arpie di Holyhead, prima di diventare corrispondente per la Gazzetta del Profeta riguardo il Quidditch. Neville e Luna sono finiti insieme? Molti fan hanno sempre pensato che i due fossero perfetti l'uno per l'altra, ma Neville e Luna sono rimasti amici e si sono sposati con altre persone. Luna ha seguito i suoi sogni, diventando una famosa naturalista magica e rintracciando creature magiche in tutto il mondo, prima di sposarsi con Rolf, nipote di Newt Scamander, una coppia più che azzeccata se mai ce ne fosse stata una. Neville nel frattempo ha sposato la collega Anna Abbott, ex compagna di classe di Neville, che divenne proprietario del paiolo magico. Harry, Ron e Hermione hanno mai terminato gli studi? Lasciare Hogwarts prima di aver terminato il percorso scolastico ha lasciato Harry, Ron e Hermione senza le loro qualifiche da mago. Anche se siamo sicuri che sconfiggere il Signore Oscuro non fa una brutta figura in un proprio curriculum. Ma comunque, la Rowling ha poi rivelato che Hermione, da sempre la più studiosa, è tornata ad Hogwarts per completare gli studi, mentre Harry e Ron no. Infatti, i due scelsero la via degli Auror, visto che il nuovo ministro, Kingsley Shacklebolt, aveva bisogno di tutto l'aiuto possibile per ripulire il ministero, soprattutto da coloro che hanno partecipato alla guerra. Che cosa è successo ai genitori di Neville? Secondo le parole della Rowling, purtroppo sono rimasti al Sammungo. Infatti, la Rowling ha aggiunto: so che le persone volevano davvero una speranza per loro, e capisco bene il perché. In un certo senso, quello che succede ai genitori di Neville è anche peggio di quello che è successo ai genitori di Harry. Il danno che viene fatto, in alcuni casi con questa magia oscura, è fatto in modo permanente. E voglio solo ricordare che questo lo vediamo nei libri, perché nei film sembra quasi che i genitori di Neville siano rimasti vittime dell'incantesimo Crucatus. E cosa è successo ai genitori di Hermione? Non c'è da preoccuparsi, è tornata indietro per loro e ha annullato l'incantesimo. La Rowling, infatti, ha detto che dopo la guerra Hermione li ha riportati subito a casa. Di chi sono gli omicidi che Voldemort ha usato per creare gli Horcrux? L'autrice ha chiarito tutto ciò. Il diario è stato ovviamente creato dopo l'omicidio di Mirtilla Malcontenta. La coppa di Tosca Tasso Rosso è diventata un Horcrux grazie alla morte della precedente proprietaria, Hepzibah Smith. E il medaglione è stato creato dopo l'omicidio di un vagabondo babbano. Nagini è diventata un Horcrux dopo che Voldemort ha ucciso Bertha Jorkins, l'impiegata del ministero scomparsa in vacanza in Albania, poco prima della Coppa del Mondo di Quidditch nel 94. Voldemort poteva usare la bacchetta una volta riacquistato un corpo rudimentale, purché la vittima fosse sottomessa. Quindi ecco spiegato questo omicidio. L'anello di Orvolo Songant divenne un Horcrux dopo che Voldemort uccise suo padre e nascose un'altra scheggia della sua anima nel diadema di Corinna Corvonero, dopo l'omicidio di un contadino albanese. E infine c'è la creazione dello pseudo Horcrux che tutti conosciamo, ovvero Harry, creato inconsapevolmente con l'omicidio di Lily Potter. Perché la cicatrice di Harry è a forma di saetta? Sarà stata una scelta importante, penserete. E invece no, la Rowling ha semplicemente pensato che fosse una forma simpatica.
Non potevo permettere che il mio eroe sfoggiasse una cicatrice a forma di ciambella, ha poi aggiunto. Perché nell'ufficio del preside mancava il ritratto di Piton? Piton aveva di fatto abbandonato il suo incarico prima di morire, quindi non meritava di essere incluso in questi augusti circoli, ha spiegato la Rowling. Tuttavia, mi piace pensare che Harry avrebbe contribuito a far sì che il ritratto di Piton venisse posizionato lì a tempo debito. E perché Harry ha dato il suo nome al figlio? Come se la parola sempre non bastasse a far piangere tutti i fan di Harry Potter, la Rowling ha scritto su Twitter una spiegazione davvero meravigliosa. Piton è morto per Harry, per amore di Lily. Di conseguenza Harry gli ha reso omaggio in segno di perdono e gratitudine. Chi ha ucciso Remus e Tonks? Tutti siamo rimasti male quando Lupin e Tonks sono stati uccisi durante la battaglia di Hogwarts, lasciando il piccolo Teddy orfano, proprio come Harry. Ma chi è stato il responsabile della loro fine? Remus è stato ucciso da Dolov, mentre Tonks morì per mano di sua zia Bellatrix. Che aspetto ha la sala comune di Tasso Rosso? Nel corso dei 7 romanzi della Rowling, almeno una volta ci siamo recati nella sala comune dei Serpeverde e dei Corvo Nero, ma mai ci siamo avventurati in quella di Tasso Rosso. Così, quando un fan ha chiesto che aspetto avesse, la Rowling è stata felicissima di rispondere. Alla sala comune di Tasso Rosso si accede attraverso un ritratto vicino alle cucine, come sicuramente avrete dedotto. Scusate, dovrei dire dipinto e non ritratto, perché si tratta di una natura morta. È un luogo molto accogliente, il più possibile diverso dalle segrete di Piton. Ci sono molte tappezzerie gialle, poltrone grasse e piccoli tunnel sotterranei che conducono ai dormitori, tutti dotati di porte perfettamente rotonde, come i letti di una botte. La Rowling ha anche aggiunto che questa è la sua casa preferita. Che cosa ha visto davvero Albus Silente nello specchio di Erised? Quando Harry gliel'ha chiesto, ha affermato di vedersi con in mano un paio di calzini di lana spessa, ma la Rowling ha detto che il preside ha potuto vedere la sua famiglia viva, integra e felice. Ariana, Percival e Kendra sono tornati da lui, riconciliandosi anche con Aberforth. Che cosa è successo ai nonni di Harry? Tutti sanno che i Potter erano una famiglia di maghi piuttosto ricca, ma il mistero del destino dei genitori di James non è mai stato risolto nei romanzi. Fortunatamente la Rowling è tornata sulla loro storia attraverso il fu Pottermore, ripercorrendo la storia della famiglia fino al XII secolo e rivelando che i nonni paterni di Harry erano purtroppo morti di vaiolo di drago, e dato che si trattava di una teoria popolare tra i fan, alcuni si sono silenziosamente compiaciuti. Perché Vernon e Petunia odiavano così tanto James e Lily? Abbiamo sempre avuto l'impressione che Petunia non sopportasse sua sorella, e lo zio Vernon era piuttosto prevenuto quando si trattava di persone diverse, come le definiva lui. Ma quello che non avevamo inizialmente capito è che c'era dell'altro nel loro storico litigio. Si scopre infatti che James e Vernon non andavano davvero d'accordo, ma il padre di Harry era disposto a riconciliarsi per il bene di sua moglie. Harry era imparentato con i Peverell e il suo mantello d'invisibilità era il mantello d'invisibilità, cioè quello che vediamo nel film? In breve sì e sì. La Rowling ha rivelato che l'albero genealogico dei Potter collega Harry a Ignotus Peverell, che ha tramandato il mantello dell'invisibilità ai suoi antenati. Alla fine è arrivato a James Potter, che ha lasciato il mantello in eredità a suo figlio. E già che stiamo parlando dei Peverell, essi collegano Harry a Voldemort. I due infatti erano parenti alla lontana. Harry discendeva da Ignotus, e Voldemort dal fratello a cui era stata donata la pietra della resurrezione, Cadmus Peverell. Come si chiamano le altre scuole per maghi? Conosciamo ovviamente Hogwarts, Beauxbatons e Durmstrang, ma solo dal gennaio 2016 ad oggi abbiamo scoperto che ci sono altre scuole in giro per il mondo, e sono le seguenti. Castelo Bruxo, che è situata in Brasile nella foresta amazzonica. La scuola di magia di Mahutokoro è invece ubicata in Oriente, precisamente nella cima del monte più alto dell'isola giapponese di Minami Iwo Jima. La scuola di magia e stregoneria di Velmorny è situata sul monte Greylock, nell'attuale Massachusetts in Nord America. La scuola di magia di Ouagadou, posizionata in Uganda, sui Monti della Luna, l'Istituto delle Streghe di Salem, in America, e Cold of Storage, che si trova in Russia. Quando compie gli anni Sirius Black? La Rowling ha rivelato su Twitter la data di nascita di Sirius Black, il 3 novembre, dicendo che l'avrebbe condivisa con i fan se avessero accettato di tifare per la squadra di rugby scozzese in una partita importante.
Sebbene non tutti i fan siano stati contenti del modo in cui è venuta l'informazione, definendolo il ricatto di Sirius, la maggior parte di loro è stata felice di ricevere questa informazione extra. Draco Malfoy è segretamente un lupo mannaro? La Rowling ha semplicemente risposto con: non l'ho mai visto prima, Draco non è sicuramente un lupo mannaro, e Piton non è un vampiro. Chi vincerebbe in una lotta tra gatti, Grattastinchi o Mrs. Poor? Sarebbe brutale, ma l'ascendenza Kneasle di Grattastinchi la porterebbe sicuramente in vantaggio. Come si pronuncia correttamente Voldemort? Come confermato dalla stessa Rowling, si pronuncia senza la T, che è silenziosa, aggiungendo che probabilmente lei è l'unica che lo pronuncia in questo modo. Dopo tutti questi anni siamo noi che lo pronunciamo male, e sicuramente io lo continuerò a pronunciare male anche se l'ho letto 50 volte. E questo è tutto per il video di oggi. Come detto, alcune cose già si sapevano, mentre per altre penso che farò approfondimenti in futuro, come le scuole o che cosa hanno fatto i personaggi una volta terminata la guerra magica. Ma per ora, come sempre, grazie a tutti per l'ascolto.